Cari amici che ci seguite sulle pagine di Radio Palcoscenico, Campo dei Fiori e su Radio.0, ci troviamo proprio nel clou delle prove di uno spettacolo che partirà il 9 aprile al Teatro Petrolini in quel di Testaccio. Accanto a me parte della compagnia, ma soprattutto l'autore e regista Salvatore Cirè, che io saluto. Salvatore, buon pomeriggio. Grazie Sandro, anche a te buon pomeriggio, grazie per essere venuto a trovarci qui in medias res, come dicevano i latini. Allora, il titolo è La ragazza nella valigia, che prende spunto comunque da un testo, da uno spettacolo che comunque gli ha portato anche abbastanza successo, insomma, della rassegna dei corti. Sì, allora, La ragazza nella valigia, ovvero, e altri corti miei, poi c'è un sottotitolo, come puoi vedere, Quando l'amore diventa follia, che è una frase bellissima che ha trovato Adolfo, e che è un po' il filo conduttore rappresenta di questa rassegna, perché la rassegna è composta da due corti teatrali, due atti unici, di un quarto d'ora ciascuno, quindi non pensiate a cose particolarmente complicate. Due atti unici e tre monologhi. Allora, sono cinque lavori praticamente, e tutti parlano in qualche modo di un amore non romantico, di un amore un po' o deviato, complicato, amore materno, amore violato, un po' di tutto. E gli ultimi due in particolare trattano proprio la violenza sulle donne. Senti, che questa noi volta vogliamo stigmatizzare con queste due cose. Questa volta lasci comunque l'ambito brillante per entrare in un territorio un po' particolare. Eh sì, perché come dicevo nelle note di regia, ogni tanto a noi autori brillanti ci piace fare i seri, e allora facciamo i seri. Però l'importante secondo me è riuscire ad arrivare al cuore della gente, quindi dare un messaggio, dare una sensazione, un'emozione fondamentalmente. Presentami i ragazzi e la compagnia qui presente, allora, sono parte della compagnia. Sì, una parte della compagnia, poi ricordiamo quelli che mancano. Allora, alla mia destra cominciamo con Laura Ranghi, che farà l'ultima sinfonia, quindi quella su Tchaikovsky, e lei farà la parte di Julia, ovvero la figlia della contessa von Meck, che era la protettrice illuminata di Tchaikovsky, la sua mecenate, e forse platonicamente innamorata. Ma ecco, parlaci un po' del tuo personaggio. Beh, il mio personaggio si reputa superiore a sua madre, nel senso che è più sveglio. Sa che lei è innamorata di una persona impossibile, perché praticamente tutti sanno che non lo diciamo. Cerco di svegliare mia madre in questo scherzo. Esatto, non dobbiamo rivelare, anche se è una storia nota, sto scherzando, infatti non dobbiamo dire quello che poi alla fine. Infatti la mamma che è Antonella Arduini, ecco, passo di qua allora. Esatto, ovvero Nadezhda von Meck. Ecco, cosa gli dici? Fai sentire che cosa gli dici, batti becca a tua figlia, come gli dici? Come ti arrabbi un po' con tua figlia. Ciao Sandro. Diglielo. Sto tipani mai, tu sliska molata, tornaia. Ah, hai capito? Ma ci stanno i sottotitoli. Sì, certo. No, lo traduce lei. Il tuo personaggio quindi è un po' duro. Diciamo che è una donna nobile, appunto devota a Tchaikovsky, e in un certo senso la sua protettrice, sì, fino all'ultimo, insomma. E appunto, durante il corto capirete che c'è appunto un affetto particolare tra i due, però non è quello scontato. E non si può dire, sì. Poi siamo un po' in difficoltà, perché lo spettacolo va visto, quindi dobbiamo arrivare a un certo punto, sì. E poi non possiamo più rivelare, insomma, le varie combinazioni, sì. Poi abbiamo Silvia Notari, ovvero la istitutrice, bonsoir, Madame Colette, istitutrice di casa von Meck, che però la duplice veste qui di Colette, ma anche della psicologa della ragazza nella valigia, che hai già visto, ha un doppio ruolo importante. Esattamente. Allora Silvia, parlaci un po', ecco, di questi due ruoli, come ti ci trovi, insomma? Sono due ruoli chiaramente totalmente diversi. Molto piacevole e divertente il ruolo di Colette, anche perché mi permette di recitare in francese. E molto profondo, molto sentito il ruolo della psicologa nella ragazza nella valigia.
Quindi sono due corti che ho già sperimentato in precedenti performance con Salvatore Scirè e che ogni volta rinnovano un'emozione particolare, ognuno a suo modo. Bene, due maschietti della compagnia. Due maschietti, cominciamo con Adolfo Bianchi Weiss, anche lui nel doppio ruolo, o doppio incarico come si direbbe in politica. Qui fa Madieste, il fratello di Piotr Ilyich Tchaikovsky, mentre La ragazza con la valigia lui farà Uomo 1. Che vuol dire Uomo 1? Ecco, perché saranno due. Esatto, spiegagli che cosa vuol dire Uomo 1. Ciao Sandro, ciao. Come ti ha detto, sono nel primo corto il fratello di Tchaikovsky, che poi sarà, diventerà in, con gli anni poi il suo, come si dice... vabbè, mi sto impappinando, comunque sia, sarà quello che poi farà tutta la biografia della sua vita, la scriverà. E nella ragazza della valigia faccio l'uomo 1, e l'uomo 1, spiegarlo è un po' complicato perché è un corto molto onirico, nel senso è un bellissimo pezzo che tratta di una storia abbastanza forte, molto forte, col quale viene chiuso poi, chiudiamo lo spettacolo. E se la vogliamo semplificare, diciamo che l'uomo 1 rappresenta un po' una parte dell'umanità. Quindi non solo una persona, ma rappresento tante persone, che potrebbe essere in alcuni momenti la parte buona della società, in altri momenti la parte anonima e in un altro momento, ahimè, molto forte, la parte più spietata, più cattiva e più... è più terribile, che abbiamo tutti di noi, penso poi comunque sia dentro, perché... Sicuramente poi spiegarlo adesso a voce non è facile, no. Ma sicuramente venendo a vedervi, allora magari lo spettatore capisce questa dimostrazione di questo uomo uno, insomma. Sì, okay. Sì, ve lo consiglio perché comunque sono tante emozioni e soprattutto nel corto finale... vi lasceremo con tanti pensieri per la testa e anche con un bel, speriamo, un bel messaggio poi finale da portare via per tutta l'umanità. Sicuramente. Infatti, un secondo, se mi permetti, la prima volta in cui lessi il copione della ragazza nella valigia, l'emozione fu veramente forte e io stessa mi sono dovuta fermare quella volta perché capì subito l'intensità non solo del testo ma della scena che già vedevo ruotare intorno, e quindi questa bellezza interiore, questa bellezza come messaggio sociale sicuramente traspare poi nella nostra rappresentazione, sicuramente il pubblico la sentirà. Bene, e ultimo ma non ultimo, Uomo 2, quindi l'altro pezzo, te lo dirà lui, di umanità. E soprattutto Piotr Ilyich Tchaikovsky, c'è pure il pizzetto, come vedi. Però non abbiamo detto il suo nome, è quello importante. Ah, perdone, Nicola di Lerna. Un volto conosciuto, insomma, nei tuoi spettacoli, Nicola, quindi si ritorna con questo purpurì di questi spettacoli, questi corti, che comunque il tuo personaggio pure è un po' particolare. Sì, è un personaggio, diciamo, molto particolare. Esce un po' dai canoni dei miei soliti personaggi, che specchiano un pochino la commedia un po' più movimentata, e anche come dice giustamente Salvatore, esce dai canoni questo spettacolo, però è molto intenso, molto, molto sentito, anche come interpretazione, eccetera. Sì, hanno detto quasi tutto loro, nel senso c'è l'uomo 2 in questa drammaticità, e anche lì viene rappresentata una parte dell'umanità. Tchaikovsky, con la sua peculiarità, cioè con il suo modo di essere, con le sue problematiche, ma anche queste non le svegliamo perché sennò è finita. E allora ci dirigiamo subito da Salvatore. Ho dimenticato una cosa, Antonella Arduini, anche lei ha un doppio ruolo perché farà un bellissimo monologo che si chiama Mare d'inverno. E il titolo è depistante, poi chiunque viene si appassiona a questo monologo e alla fine... Ah! Di questo si trattava, ma insomma non diciamo altro perché togliamo il piacere della sorpresa. Dobbiamo ricordare poi i mancanti del cast. Allora, abbiamo Maria Cristina Capogrosso, che farà la protagonista femminile della ragazza nella valigia, un bellissimo ruolo, molto complesso, molto, molto sognato, diciamo. E poi farà una novità assoluta per me, che è un monologo che ho appena scritto,
e si chiama Ti parlerò d'amore, che è ispirato all'epopea di Ravallo Sims. Poi abbiamo Alberto Franco che fa la parte di Alyosha in Tchaikovsky nell'ultima sinfonia. Poi abbiamo ancora, manca all'appello, Matilde Tursi, che farà un altro mio monologo di piaciuto molto, è Come un guerriero normanno, che si svolge in Sicilia, nella mia Sicilia, nel mio paese. Un testo proprio personale. Sì, ambientato a Militello, perché si rifà a un personaggio vagamente vissuto a Militello negli anni 30, ma insomma, poi totalmente rielaborato. Bene, mi sembra che abbiamo detto un po' tutto quello che si poteva dire, perché poi ci siamo dovuti fermare, perché non resta altro che invitare i nostri amici che ci guardano, che ci ascoltano e che ci leggono al Teatro Petrolini dal 9 al 14 aprile 2019, gli orari come al solito, le serali per quanto riguarda la settimana e pomeridiani per i giorni festivi. Esattamente, ore 21, la domenica ore 18. Quindi mi sembra che abbiamo detto uno spettacolo circa un'ora e mezza. Ah, dimenticavo una cosa, poi una chicca, abbiamo anche una ballerina che è Federica Di Girolamo, la quale non solo impreziosirà, ho detto bene, un verbo inusuale, non solo va a impreziosire in alcuni momenti l'ultima sinfonia, ma poi farà un omaggio a Tchaikovsky interpretando un balletto, un pezzo da Schiaccianoci, la danza della tarta confetto. Bene, addirittura tutti questi spettacoli concentrati in una serata o in una pomeridiana al Teatro Petrolini. Io ringrazio Salvatore. Fatemi dire una battuta, ballerò pure io, non è vero? Pure bravo, no? Prima o poi lo dobbiamo far ballare. Allora, okay. E con questa, che non è una battuta ma è una promessa, noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti e vi invitiamo al Teatro Petrolini. Grazie ragazzi. Grazie, aspettiamo. Ciao. Ciao. Ricordate, la ragazza nella valigia, quando l'amore diventa follia.